Il Tribunale Dorico, la Corte e le sue aule, intitolate alle persone che, anche a costo della loro vita, hanno onorato con impegno e sacrificio la storia del paese e di Ancona. Con l'iniziativa Tribunale e Città, il Palazzo di Giustizia apre le sue porte ai cittadini con una serie di eventi proprio il 23 maggio, ricorrenza dell'anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone e la sua scorta. È una giornata in cui il Tribunale celebra la sua unione e il suo essere parte della città, la comunità che si attende che le conflittualità che fisiologicamente esistano vengano risolte nelle regole e con le regole, ma perché questo sia bisogna capire di essere parte di una comunità nel suo complesso. Toccante la cerimonia di intitolazione a cura dell'Associazione Nazionale Magistrati, sezione distrettuale di Ancona. La prima ad essere scoperta è la targa del magistrato anconetano Vittorio Salmoni, dispensato dal servizio a causa delle leggi razziali. A lui è intitolato il Palazzo di Giustizia. Le aule sono invece a ricordo degli avvocati anconetani Elisa Comani e Arturo Vecchini, di magistrati, poliziotti, prefetti, giornalisti che si sono distinti nell'affermazione dei valori della giustizia e della legalità. La Corte del Tribunale è invece dedicata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Pensare che la mafia sia ancora quella delle coppole è evidentemente un non senso. In realtà la mafia, è, con riferimento a Falcone e Borsellino, è stato ormai, penso che sia un dato acclarato nella storia del nostro paese, il braccio armato che ha forzato a suon di bombe, a suon di morti, un mutamento del corso della storia della Repubblica. Tra gli appuntamenti in programma, anche l'incontro dibattito su mafia e stragismo e lo spettacolo Paragoghè. Per la prima volta il teatro entra in tribunale.